Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di ISER, il format che vi farà capire che nulla è come appare in inglese. Ma prima di cominciare, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando nuovi video saranno caricati su YouTube voi ne sarete informati. E vi ricordo anche di visitare il sito internet www.borderlineitalia.com. Oggi scoprirete una verità terribile per quanto riguarda la lettera X. La lettera X, che in inglese si pronuncia X, voi pensate che si pronuncia in un solo modo. X. Non è così. La lettera X ha diverse pronunce, tra cui una è quella che mi ha fatto esplodere il cervello, tra l'altro pochissimi anni fa, perché io prima non lo sapevo. Facciamo un esempio molto semplice per riscaldarci. La parola uscita in inglese è exit, e in questo caso la pronuncia della X è come la conosciamo. Però se voglio dire in inglese per esempio, esempio in inglese non è example, assolutamente, ma in realtà è example. La X si pronuncia come una G seguita da una Z, quindi se devo dire per esempio si dice for example. La stessa cosa succede per il nome Alessandro, non è Alexander, ma Alexander. Quindi Alessandro Magno si pronuncia Alexander the Great. E fin qua, che in alcuni casi la X possa avere una pronuncia un po' più sonora, ci può anche stare. Tutto cambia quando la X si trova all'inizio di una parola, perché non si pronuncia più X. Andiamo a vedere alcuni esempi, tipo xilofono, xenofobia e infine una serie televisiva che tutti noi, almeno tutti quelli della mia età, quando erano bambini hanno visto. Xena. E mi scuso in partenza se vi sto distruggendo un sogno alla vostra infanzia. La X in inglese, quando si trova all'inizio di una parola, si pronuncia come la Z. Cazzo dici! Quindi xilofono diventa xylophone, xenofobia diventa xenofobia, e Xena, se avete capito, non è Xena, è Zina. Xena, it's not as if people will stare at you. Come voi ben sapete, dagli altri video che ho fatto, io sono un fan di Star Trek, e in una di queste serie di Star Trek c'è una specie aliena che si chiamano, in italiano, gli Xindi. Ovviamente non vi sto a dire che in inglese si chiamano Zindi. We supply many species of chemosite, not just Zindi. Perché inizia una X. Quindi state attenti alla prossima volta che pronuncia la X, perché non è mai quel che sembra. Detto ciò, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale. Ci vediamo col prossimo video. Ciao!